Bellissimo lì, eh. Sì. No, lui ha chiesto niente applausi, adesso vi spiegherà tutto. Intanto io vi racconto un attimo di Giampaolo, quello che avete visto qui. E la mula girava, che non è nostra! Non c'è più che dai, prova di se stai giù di lì, eh? Cosa dire? Le prove? Ma pensi di essere in tribunale, che hai bisogno delle prove? Non è fantasia, non è un'invenzione, era la sua vita. È stata la sua vita e ce ne racconterà oggi. E Giampaolo chi è? Giampaolo è un ex membro di quella che è stata la Mala del Brenta, uno dei gruppi criminali più importanti e pericolosi della storia dell'Italia, del Nord Italia sicuramente, ed è venuto qui oggi a raccontarci la sua storia di redenzione, ecco, dopo quello che ha fatto, come ha capito, come è riuscito a trovare anche la fede e come ha deciso di mettersi al servizio della comunità. Io Giampaolo l'ho conosciuto in occasione della proiezione di un docufilm. Giampaolo ora gira per le scuole e racconta la sua storia di redenzione anche per testimoniare quello che è stato un passato importante, diciamo, pesante. E quindi ora io vi lascio direttamente nelle mani di Giampaolo. Non è pubblicità, ma per farvi capire. Questo libro, che io ho intitolato il mio tour carcerario, oggi c'è il mio tour nelle scuole, ed è molto meglio. Da dove iniziamo? Questo è un film romanzato. Tantissimi mi chiedono, ma Giampaolo, eri così? Non ero così, nel senso che qui c'è la regista, ci insegna che appunto la sceneggiatura e un film deve essere romanzato, quindi quando Diego dice Ziskei che comanda, Ziskei qua, Ziskei là, scusate, io parlo di veneziano, non è vero niente, io questa cosa non l'ho mai detta, però diciamo che il suo era questo, che per i soldi puoi perdere anche la strada, e come è accaduto a me, e non solo a me, ma a tantissimi altri ragazzi giovani come te. Io oggi ho 70 anni. E perché nelle scuole? Perché credo che sia doveroso da parte mia raccontare la mia storia affinché voi, le nuove generazioni, a premessa, l'ho già detto agli studenti prima, sapete che voi siete il futuro dell'Italia, no? Quest'Italia che è un po' così vecchiotta, quindi noi anziani, anzi io mi tolgo da parte, sono anziano, perché ancora devo fare tanta strada nel bene, e quindi voi avete una... Siete non importanti, di più, perché grazie a voi ci sarà un'Italia migliore. E quando Giampaolo ha raccontato questa cosa del traffico... La parte più infame, più sporca della Mala del Brenta è che non solo con le nostre azioni, ma la parte più infima è stata, secondo me, questa parte, perché sappiamo cosa vuol dire. Io ho rivisto determinate situazioni e vedere, sentirlo parlare di certe cose, no? E di certi avvenimenti legati, mi ha colpito molto, anche guardando le vicende di certe persone o che conosco oppure che vedo che magari seguono strade. Buongiorno a tutti da Verona. Abbiamo appena terminato la conferenza al liceo ed è stato bellissimo, momento magico, coinvolgente, gli studenti non tradiscono mai, tanta emozione, commozione. Alla fine un grande abbraccio collettivo, tanti applausi per la regista, ma ogni qualvolta che vengo nelle scuole è così, è dirompente, l'emozione è tanto, tanto, tanto forte. E questa volta erano in tantissimi, ma come sempre, sono sempre tanti gli studenti che vengono a vedermi e spero che abbiano recepito il mio messaggio. Ho avuto tante, tante domande. Domande non morbose assolutamente, anzi molto intelligenti, e questo mi fa capire che il messaggio è arrivato a puntino.
Quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato perché questa conferenza si è potuta fare. E dai, siamo contentissimi, speriamo di ritornarci, anzi abbiamo promesso che faremo vedere il dopo film anche a loro. Troveremo una location e torniamo a Verona sicuramente. E quindi grazie a Philip, grazie a Max, che sono quelli che alla fine hanno permesso che questa cosa si avverasse. E quindi grazie ragazzi, vi voglio bene, ma tanto ci vediamo sempre adesso. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.